Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti sull'Ali dell'Arte. Oggi sono in compagnia con mio grandissimo amico Don Ernesto Zucchini, il sacerdote che quando mi ha conosciuto mi ha messo l'opera in maniera veramente imponente, perché mi ha presentato delle pareti enormi, mi ha fatto fare dei lavori importanti, e il punto di partenza della nostra conoscenza, della nostra collaborazione fu proprio questo dipinto che vedete alle spalle, questo enorme Gesù misericordioso, un Gesù che ha oltre 7 metri di altezza e più di 6 metri di larghezza, quindi si tratta di veramente una pittura murale molto grande e imponente, che quando l'abbiamo realizzato insieme con Don Ernesto, questo dipinto era più grande probabilmente al mondo. Si tratta dell'anno 2002, era l'anno e anche il mese in cui Giovanni Paolo II ha, nel santuario della Divina Misericordia, consacrando la basilica, nuova basilica della Divina Misericordia, ha consacrato anche il mondo intero alla Divina Misericordia. Quindi diciamo che eravamo pari passo con Giovanni Paolo II, con questo grande santo e grande apostolo della Divina Misericordia. Padre, lei che ha avuto questa ispirazione di realizzare questo Gesù in questa chiesa, ha pensato mai di aver realizzato qualcosa che poi atterrà questo mare di gente, queste persone che troveranno qui in qualcosa veramente di forte, di una presenza viva di Gesù? No, io non ho mai pensato una cosa del genere, non è stato voluto, è venuto da sé. Adesso tu hai raccontato la tua parte, ma c'è anche la mia parte. E io qui, questa chiesa, questa parrocchia, avevo avuto nell'immediato dopoguerra a una particolare devozione lanciata dal parroco dell'epoca al Sacro Cuore. E quindi quando eravamo lì verso l'estate del 2002, all'epoca Davide era qui, abitava qui e aveva già realizzato qualcosina sia qui che altrove. Allora proviamo a fare qualcosa, la mia idea era di fare il Sacro Cuore, ma la sua, ed è lui il merito, non il mio, la sua invece era, lui polacco, voleva realizzare la Divina Misericordia. E allora stavamo guardando tutti e due la parete bianca dall'ingresso della chiesa e così parlammo un po', e alla fine, siccome a me alla fin fine Sacro Cuore, Cuore Divino, anzi Divina Misericordia è la stessa linea della misericordia di Dio, va bene, allora facciamo quello. E con quell'intenzione, in quell'estate, in quell'agosto del 2002, ecco, tu hai realizzato questa, la prima stesura di questo dipinto, che nessuno si aspettava di vederlo così bello, così imponente, così attraente, così parlante a chiunque entri in chiesa. Da allora la chiesa è diventata lentamente il luogo della Divina Misericordia. Ma io, devo dirlo per onestà, non immaginavo una cosa del genere. Cioè, per me era il dipinto che serviva per la Chiesa. Poi la Divina Misericordia è fatta in maniera tale che mi ha sempre avvinto il volto della Divina Misericordia e mi ha accompagnato fin dall'ingresso in seminario. Per cui mi piaceva, perlomeno era quasi un ringraziamento. Ed è un ringraziamento che continuo tuttora. Quel 2002... quindi ti ha visto così, con l'impalcatura che avevamo fatto, che avevi fatto, e abbiamo costruito questo dipinto. Il risultato, all'inizio del settembre di quell'anno, 2002, ci siamo trovati di fronte a questo dipinto, che non era pensato, non era voluto all'inizio, ma solo in seconda battuta. Adesso è qui e domina questa piccola chiesa. Purtroppo avevamo solo le misure che tu hai detto, avessimo avuto 20 metri per 20, a questo punto avremmo il dipinto di 20 metri per 20, non c'era problema, non ho mai avuto io problemi di limitare le dimensioni della Divina Misericordia, anzi. E io sono personalmente molto contento che qui sia venuta la Divina Misericordia, perché anch'io ho particolare devozione per la Divina Misericordia, ma proprio perché la Divina Misericordia avvicina tutti gli uomini, poi per me ha avuto dei segni particolari.
qui in questa parrocchia è diventata adesso importantissima. Dal 2002 le cose in qualche modo hanno fatto la loro storia, la loro continuazione. Qui c'è stato tutto un percorso, perché inizialmente Don Nesto, mi ricordo, era preoccupato se la gente avrebbe accolto questo dipinto, questa visione di Gesù, e poi accompagnata con tutte le preghiere che talvolta in quel tempo sembravano un po' nuove, perché si trattava della coroncina della misericordia che fu stata tradotta in maniera così graduale, e dopodiché anche tutte le altre celebrazioni che lei ha introdotto. Oggi questa chiesa veramente è diventata un punto di riferimento per queste preghiere, padre. Come se lei vede questi, in giro di questi anni, l'evoluzione e anche di livello anche di persone che vengono, e tutte le celebrazioni che lei svolge, perché qui c'è anche ogni giovedì della settimana c'è una particolare preghiera fortissima, bellissima, da lei guidata, lei come vede questo percorso, questo processo anche a livello di così della devozione popolare? Questa parrocchia ha come patrono Sant'Antonio Abate, che ovviamente era un mistico, non solo era un eremita, padre dei monaci d'Occidente, uno dei padri fondatori, e quindi è legato in qualche modo alla vita, a una importante vita spirituale, più che rispetto ad altre motivazioni. Il fatto che sia venuto qui la Divina Misericordia non ha fatto che incrementare questa sensazione. Questa, ovviamente, questa parrocchia prima o poi cambierà nome, diventerà un piccolo santuario della Divina Misericordia, pur essendo patrono Sant'Antonio Abate. All'inizio, dopo quel settembre 2002, noi abbiamo cominciato tutti i primi giovedì del mese a fare ore d'adorazione, a pregare con la coroncina. Abbiamo fatto così e la cosa è continuata per dieci anni, ma non ha mai avuto un grande successo, perché ancora oggi la Divina Misericordia deve essere diffusa, non è ancora così accolta come sembra. Sì, ci è voluto tutta la forza di San Giovanni Paolo II per imporre alla cattolicità questa particolare forma di devozione, ma non è che sia accolta. Ancora oggi, la prima domenica dopo Pasqua, il Papa San Giovanni Paolo II cambiò la liturgia e da Domenica in Albis, in bianco, divenne ed è oggi la domenica della Divina Misericordia, ma non è accettata in maniera così semplice. Ancora per molti c'è ancora solo la Domenica in Albis. Ecco, noi invece qui abbiamo cambiato subito e tutti gli anni, questa nella prima domenica, andato a fare questa celebrazione, per noi molto importante. La gente ha cominciato a venire, ma c'era questa forbice: da una parte molta gente il giorno della Divina Misericordia, e tra la gente mensilmente così. Era molto, molto ferma, la gente non si svegliava, sembrava così che il culto scemasse. Sì, restava il grande dipinto, ma poi sì, la prima domenica dopo Pasqua, ma poi la chiesa in quel momento era strapiena, sempre stata così da allora. Poi però si arriva al 2012. E cosa è successo? Cosa ha fatto Gesù per attirare la gente? Sì, qui, sapete, il Signore quando vuole, quando mette il dito, anche una cosa banale può diventare importante. In quella domenica della Divina Misericordia del 2012, se mi ricordo bene era il 14 di aprile, quell'anno, e avevano fatto le donne qui, come al solito, avevano preparato velocemente, il giorno prima avevano preparato una serie di drappeggi dietro, che ancora se ne vede un pezzo, in cui multicolore, così tanto per ravvivare e dire che era un giorno di festa. Poi lo fecero il sabato sera e poi chiusero tutto e andarono via. Il giorno dopo, nel pomeriggio, come al solito, abbiamo fatto la solita
liturgia, la coroncina, le confessioni, la Santa Messa. Alla fine della Santa Messa io ero in sagrestia e c'era una coppia che mi raccontava il miracolo con cui la Divina Misericordia aveva benedetto la loro famiglia, e mi arriva una persona e dice: ma lì guardate che sull'altare c'è un volto. E dal volto sì, vabbè, io lì per lì non presi neanche in considerazione. Poi alla fine finì il dialogo con queste persone, finì, allora venni anch'io a vedere, con grande stupore erano tutti flash di macchine fotografiche, eccetera. Misi anch'io, ma io non vidi nulla lì per lì. Mi ci volle circa 10 minuti di andare avanti e indietro, poi focalizzai e lì alla sinistra del tabernacolo si era formato un volto di Gesù patente, cioè Gesù che patisce. Non è che sia una stampa, è nelle pieghe di quell'organza di cui era fatto questo addobbo, si forma questo volto. Che badate bene, noi non abbiamo fatto niente per tenerlo lì. Infatti, allo stupore, perché la gente ha cominciato a venire, da allora sono arrivati specialmente dei gruppi di carismatici, è venuto a essere riempita la chiesa. Mi ricordo che i primi mesi era qui una folla, e ancora oggi vengono, e tuttora vengono, per questo volto. Qualche confratello mi disse di tirarlo via, perché tanto era tutto inutile, tanto era... Io l'ho sempre pensato non un miracolo ma un segno, cioè è un segno. Vuoi vedere il miracolo? È miracolo. Vuoi vedere semplicemente il segno? È il segno. È una presenza. Se non vuoi vedere nulla, non vedi nulla, non c'è problema. Io in cuor mio, ma l'avevo anche detto, il giorno in cui cade, vi ricordo ci abbiamo messo un po' di colla così, tanto per dire, per tenere su questi addobbi, questa colla banale per bambini, proprio quella che utilizzano all'asilo per tenere insieme le cose, ci abbiamo messo un po'. Noi non abbiamo più fatto nulla, è ancora lì, perché noi pensavamo che durasse qualche settimana, qualche mese. Siamo nel 2017, sono passati 5 anni ed è ancora lì. Noi non lo tocchiamo, no. L'abbiamo pulito, no. Com'è? È così. Chi vuol vedere, vede. Ma quello che è una cosa incredibile, è cambiata completamente la presenza. Ogni giovedì qui abbiamo un numero veramente straordinario di persone. Poco capito localmente, ma vengono gente da tutte le parti qui attorno. E anche il giovedì passato c'erano 80 di persone, per noi è un numero enorme, se voi pensate che qui prima del 2012, il giovedì quando andava bene avevo 6 persone, ecco, quindi il passaggio è questo. E io non ho fatto nulla. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato, primi giovedì del mese, tutti i giovedì, cioè allora da allora, grazie ai carismatici, c'è la messa carismatica. E poi c'è sempre la festa della Divina Misericordia. Ma la festa della Divina Misericordia, allora, fino al 2012, c'era la chiesa più o meno piena. Da allora addirittura fuori, sul sagrato, abbiamo dovuto mettere delle televisioni, perché così che per riprendessero la liturgia, perché è piena. Non solo, ma poi abbiamo cominciato a fare anche le adorazioni notturne, eccetera, e da allora la cosa si va lentamente incrementando, ecco, per indicare quello che è successo. Quindi oggi la Divina Misericordia in questa parrocchia è diventata importantissima, nonostante che ovviamente ci sono sempre, non i nemici, ma le persone insensibili, chi pensa che sia una devozione inutile, banale, un sovrappiù, e chi invece, grazie a Dio, invece dice che è importante. Insomma, il Signore si è mosso, ha fatto un segno breve, io credo che sia un segno, e il mondo si è rinnovato. Noi siamo a massa, però anche giovedì scorso c'era gente che veniva da Lucca, dalla Spezia, da Pisa, da Viareggio, da Livorno, e quindi mica male, voglio dire, per essere la Divina Misericordia, per essere un dipinto così, per quanto grande resta dipinto. Ma quel segno che è uscito ha dell'incredibile, perché nessuno di noi l'aveva previsto,
e nessuno di noi l'ha visto se non quel 14 aprile del 2012. Sì, io aggiungo una piccola parte anche mia personale, lei ha detto la sua, ma quando Don Ernesto mi ha mandato l'immagine, la foto di quella cosa che diciamo venta fuori, apparsa tra virgolette ovviamente, di questi drapeggi, che tra l'altro vi faccio notare che i colori, adesso vedete solamente questi colori di questo organza che sono rimaste, ma dall'altra parte c'erano i colori caldi, perché continuavano i colori del raggio rosso, invece da questa parte erano tutti i colori del raggio bianco, freddo, quindi di conseguenza abbiamo questi colori viola, bianco, azzurro, così. Io l'immagine anche io non l'avevo notato per quando l'ho visto la prima volta la foto, perché non sapevo cosa devo cercare, anche a me mi ci è voluto un attimo, però pensate che io poi ho deciso di venire qui, abbiamo fatto 5 ore di viaggio per venire con la famiglia a vedere questa cosa, questo evento, questo segno visibile, dove la chiesa veramente era strapiena di gente, quando si è arrivati siamo rimasti veramente quasi scioccati dalla presenza costante della mattina alla sera delle persone che venivano avanti indietro per tutta la giornata. E avevo anche io fatto le mie foto, che adesso vi farò vedere, facendo poi a casa, quando sono tornato, mettendo insieme la foto scattata qui in questa chiesa con un mio quadro realizzato molti anni prima, perché nel 2005 io ho realizzato una Via Crucis per le Suore di Roma, avete già visto questa puntata sulla Passione di Gesù, e in questa immagine che rappresenta proprio la morte di Gesù, dove c'è questa inquadratura particolare dove si vede veramente solo gli occhi e naso e un po' di bocca di Gesù, questo quadro che mi subito è venuto in mente, che è molto simile, io quando l'ho sovrapposto, due immagini erano completamente esattamente uguali. Dove faccio vedere adesso anche sul schermo, così vi tenete conto che veramente si tratta di qualcosa di notevole. E poi se non ci pensa anche il collegamento tra Gesù morente, quindi tra il Venerdì Santo e la festa della Misericordia, esattamente sono 9 giorni della novena della Misericordia, voluta fortemente come stesso dipinto, è la festa della Misericordia di Gesù stesso. Questo è una cosa che, mettendo insieme le cose, veramente ci fa venire un po', ci dice qualcosa anche più, perché qualcosa come Gesù, qualcosa ci voleva dire in più oltre a quello che vediamo. Un'altra piccola cosa che vi volevo far notare, questo volto tra virgolette si colloca accanto al Santissimo, come se Gesù volesse dare una sua firma, una sua impronta, la sua presenza in questa chiesa. Da qui poi veramente questa luce della Misericordia, questi raggi, come detto giustamente Don Ernesto, attirano le persone da tutte le dalla ragione intera, dalle città vicine e non solo. Certo. Così questa prima parte, continuiamo la seconda parte a parlare della Misericordia anche a livello mondiale, perché qui siamo di fronte a un'immagine veramente forte, un'immagine che è fatta per questi tempi voluti da Gesù stesso. Io vi ringrazio, ci vediamo tra poco.